Shannen Doherty aveva già preso in considerazione ogni dettaglio. L'attrice, morta sabato 13 luglio a 53 anni, conviveva da tempo con un cancro al quarto stadio. Recentemente aveva parlato apertamente delle sue disposizioni per i funerali, spiegando la sua volontà di essere cremata. «Voglio che i miei resti siano mescolati con quelli del mio cane e di mio padre». Nonostante continuasse a sperare nell'efficacia delle cure, Shannen era molto consapevole della situazione. «Voglio che le nostre ceneri siano sparse in un luogo che io e mio papà amavamo, a Malibu, dove abbiamo passato momenti preziosi», aveva dichiarato nel suo podcast, in cui raccontava anche delle produzioni a cui aveva partecipato. Shannen aveva specificato vari dettagli per il suo funerale, desiderando una lista di invitati ristretta. «Voglio solo persone che vogliono davvero essere lì. Non desidero la presenza di chi vorrebbe per ragioni sbagliate». Riguardo l'atmosfera dell'evento, Shannen aveva detto: «Voglio che il mio funerale sia sincero, una festa dell'amore. Non voglio gente che pianga, ma che poi dica in privato: grazie a Dio, quella è morta. Vorrei vivere anche a lungo, ma è importante organizzare. Credo che tutto sarà fatto a casa mia, dove passo i momenti più belli. Chi verrà dovrà sapere che sarà una celebrazione d'amore», aveva concluso.